mare ha superato, i cieli, i monti, anche gli oceani ha varcato, infine il tenero messaggio ti ha portato, un augurio di felicità, saluti e baci, quanto amore il tuo cuore troverà. Superato, i cieli, i monti, anche gli oceani ha varcato, infine il tenero messaggio ti ha portato, un augurio di felicità, saluti e baci, quanto amore il tuo cuore troverà. Sono le 8 del mattino. Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori e radioascoltatrici. Anche stamani ci assumiamo il gradito compito di prepararvi una giornata serena e felice. Mentre il nostro professor De Francesco suggerisce ai signori il modo più semplice per donare nuova elasticità ai muscoli... Con le braccia allargate fate flessioni! Uno! Due! La dottoressa Clarissa Binda consiglierà alle signore una semplice e squisita ricetta per il pranzo di mezzogiorno. Sciolto in un pentolino. Indi aggiungete una manciatina e mezza di zipippo, pinoli e pistacchi e volendo qualche chiodo di garofano e dei canditi tagliuzzati fini fini. Pranzo che oggi sarà allietato da un complesso jazzistico d'eccezione, quello del prestigioso e inarrivabile Sidney Beckett, il vecchio re di New Orleans. Ecco i deliziosi e immortali amanti della città scaligera che rinnovano per voi il mito poetico shakespeariano. Per il troppo bene. Buonanotte. Buonanotte. L'amore che ci separa è un dolore così dolce che ti direi buonanotte fino a domattina. Dopo questa brillante e potente nota del signor Aldo Ferodi, lavoratore di macelleria, si conclude il nostro concorso settimanale Voci Nuove. A giovedì prossimo! Non è certo oggi che abbiamo scoperto un nuovo Caruso. Signor Mastelli, dottor De Blasi, vi vuole d'urgenza. Deve essere per l'aumento di stipendio. Avanti. Mi ha fatto chiamare, signor direttore. Signor Mastelli. Sì. C'è una qualità che io metto al di sopra di tutto. Il talento. Oh, anch'io. Solamente che lei non ne ha. Sa cosa dicono queste lettere? Non mi permetto di leggere la sua corrispondenza, signor direttore. Bene, taccia. Mi stia a sentire. Signor direttore, sono un fedele ascoltatore della radio. Ed i suoi programmi sono magnifici tutti, ad eccezione di Voci Nuove, un vero rompitimpani. La trasmissione Voci Nuove è uno schifo. Signor direttore, da 12 settimane, due volte alla settimana, 12 concorrenti ogni trasmissione per 288 volte. Un attentato ai nostri orecchi. Alludo a Voci Nuove, quel programma infernale. Non lo capisco. Io sì, signor Mastelli, tutte queste lettere dicono la stessa cosa. Tutte? Tutte! Mi permette? Ecco una lettera presa a caso. Illustre direttore, mi permetta di rallegrarmi con lei. Il suo programma Voci Nuove è geniale. Il signor Carlo Mastelli, sarei io, il presentatore, è pieno di talento. La grazia di questa trasmissione è infinita. Il ritmo eccellente, la presentazione perfetta. Le orchestre meravigliose, i concorrenti di primo ordine. La trasmissione armoniosa. Siamo felici di ascoltare dei programmi così. Bravo, bravo, bravo. Ma è falso. Ma lei si è inventato tutto. No. Questa è un'altra lettera di protesta. No. Signor Mastelli! Lo vede cosa c'è laggiù? Il quadro? No, no, più vicino. Il vaso? Fra quei due tavoli. Il tappeto. La porta! Se ne vada via subito! Ma perché? Vada via! Signor Mastelli!
C'è una qualità che io stimo al di sopra di ogni cosa. Il talento. No, la sincerità. Ah, è forse colpa mia se in 12 settimane non ho scoperto una voce nuova? Ma lei non sa cercarla. Ho indetto concorso in tutta Italia, Bologna, Torino, Milano, nemmeno una voce, neppure una. E grazie. Le va a cercare i fenomeni canori nelle principali città. Qui sta l'errore. I grandi cantanti si trovano solamente nei piccoli paesi. Mi sa dire lei il paese della pasta? Della pasta? Torre Annunziata. Saronno. A Saronno si fabbricano gli amaretti, non fanno mica pasta. Ignorante, io parlo di Giuditta Pasta, la celebre soprano. 2 ottave e mezzo di estensione di voce. Le ripeto, i grandi cantanti nascono tutti nei piccoli paesi. Benemino Gigli a Porto Recanati, Giacomo Lavori Volpi a Lanuvio, Salviati a Tivoli. Ciò mi sorprende. Su, mi trovi un piccolo cantante in un grande paese. Forse vuol dire un grande cantante in un piccolo paese. Su, me lo trovi per la prossima trasmissione, oppure io... Lo so, c'è la porta. Se ne vada. Me ne vado. Ma dove? Per il mondo. Ah. Signor Mastelli, c'è una qualità che io pongo al di sopra di tutto. La sincerità. No, l'iniziativa. Non indovina una. Dottor. Ciao, Pellegrino, di dove sei tu? Da Monte Carlo, ma sono cresciuto a Pizzagnone, vicino a Scazzacuogne. E dove? E non lo sa? No. Provincia di Viterbo. Ecco, va benissimo. Allora vada a Monte Carrone, buon viaggio. E si ricordi che i radioascoltatori aspettano la voce nuova. E se lei non la trova, sentiranno la sua, che grida aiuto. Obbedisco, ma le confesso che avrei preferito andare a Monte Carlo. Signor Mastelli! Lo so, c'è una qualità che lei pone al di sopra di tutto, l'intelligenza. Buongiorno. Tanto, papo. Dove andiamo? A Monte Carlone. E dove? Come, non lo conosci? È in provincia di Viterbo. Come al solito hai preso il mio. E che importanza ha se andiamo tutti e due a Monte Carlone? Mi raccomando anche a te, perché questa è la mia penultima carta. E qual è l'ultima? La carta di disoccupazione. Municipio, per favore. Municipio? È un po' difficile trovarlo. Bisogna prendere la prima strada a destra, girare davanti alla fattoria Schianelli, poi prendere la strada che va alla fontana e là... Aspetti, non così in fretta. Buongiorno. Buongiorno, Salvatore. Niente oggi, Sì, c'è una lettera. Una lettera? E com'è? Per il signor sindaco. Ah. Salvatore, vuoi indicare la strada che va al municipio, signore? Ah, volentieri, venga. Grazie mille. Oh, ma vedo una macchina magnifica. Io ho i piedi sensibili, Per un portalettere è noioso. Oh, ma a Monte Carlone arrivano 5-6 lettere alla settimana, non di più. Ale. Se aveste visto il paese prima della guerra, ora tutto è cambiato. La gente no, è rimasta come prima. Nei tempi antichi la gente passava, i monumenti restavano. Oggi è il contrario, i monumenti sono distrutti e gli uomini restano gli stessi. Mi dica, ho qualcosa da chiedere al sindaco, è un tipo difficile. Oh, si figuri, è un uomo come pochi. Prima di essere eletto sindaco scherzava e rideva come tutti noi di Monte Carlone. Ma poi non ha più avuto voglia di ridere, poveretto, con tutta l'amministrazione sul groppone. Oh, ecco qua, siamo arrivati. Ecco, è qui. Sarebbe questo il municipio? No, ma lo troveremo più facilmente qui, il sindaco. Ah, bene. No, non è un ubriacone, è il padrone del locale. Venga, venga. Buongiorno, signor Giulio. Che c'è? Ci sono due novità per lei oggi. Una lettera da Roma e questo signore che viene di là. Ah, buongiorno. Sono un inviato della radio. Ah, è che... un attimo, prego. Cosa che riguarda la maestra, portala subito alla scuola. Hai capito? Sì, vai là. Vai. Signor sindaco, sono certo che lei ha già ascoltato qualche volta la trasmissione Voci Nuove. Oh, prima sì. Ora chiudiamo la radio quando si sente l'annuncio.
La radio ha deciso di trovare un nuovo talento nel vostro paese. Ah. A Montecarlone? Altro se ce n'è di talento! È quel che pensiamo. Allora, secondo me, è opportuno effettuare la trasmissione dal teatro municipale. Vabbè, ma noi non abbiamo teatro. Ma devo trovare una sala per montare il mio spettacolo. Una sala per montare lo spettacolo? Ci sarebbe il granaio di Giuseppe. Da su al cimitero, addirittura. Ah. Mai finito. Vai a portare la lettera alla scuola, vai. L'Italia è limitata a nord dalla catena delle Alpi, virgola. Elevati, che vuoi? Ad ovest. Con una I lunga. Forse. Avete scritto? Buongiorno, signorina. Buongiorno. C'è una lettera del ministero che riguarda la scuola. Oh, sarà quella che aspettavo. Un momento, bambini. Ciao, papà. Cosa sono queste? Siccome non avevamo carta geografica, allora la maestra ci ha chiesto di portare tutte le cartoline illustrate per attaccarle lì. Me le ha date la mamma. Ha delle buone idee la nuova maestra. Un mese per rispondere no. Però su due pagine. Oh, come volete che insegni in queste condizioni? C'è poco spazio, ci manca perfino l'inchiostro. Non c'è neanche una carta d'Italia. Non si impressione, signorina, lei è ancora troppo novellina. È il mio primo posto. Tutte le maestre che sono venute prima di lei sul principio si sono ribellate e poi hanno finito con l'adattarsi. Beh, signorina, arrivederla. Arrivederla. Buongiorno. Buongiorno signorina maestra, comodi, comodi, scusi signorina maestra, se posso dare un'occhiata al locale. Che è un ripostiglio per mobili? Potremmo forse entrarci, ma non certo insieme al pubblico. A meno di farli entrare una alla volta come in una cabina elettorale. Per utilizzare questa capanna bisognerebbe demolire il muro. Si potrebbe anche sfondare il soffitto se vuole. Buongiorno, maestra. La signorina Marina, il signor Mastelli. Felicissimo, signorina. Io sono della radio. Ah, l'avevo immaginato. Lei mi ha già ascoltata? No, è la prima volta, però mi basta. Vede, signorina, il signor Mastelli è venuto qui a Monte Carlone per la trasmissione di Voci Nuove. È un onore per noi la sua presenza. Non penso però che lo sia per la nostra scuola, signor Sindaco. Ah, perché è una scuola. Come avrei potuto indovinarlo? Dai banchi con dei bambini, forse. O meglio, dall'acidità caratteristica delle maestre di scuola. Oh, lei è andato anche a scuola? Signor Sindaco, dica ai signori che sono desolata, ma che non è possibile organizzare qui degli spettacoli di varietà. Vede, signor Mastelli, la signorina... Oh, ha ragione. Infatti non avevo intenzione di piazzarmi qui. È inadatto e odora di muffa. Signorina, le chiedo scusa per il disturbo. Vieni, Mario. Oh, un momento, uscendo, non dimentichi di riportarsi via l'odore di muffa. Seduti. E adesso passiamo allo studio delle principali città d'Italia. Chi ha portato delle cartoline oggi? È bella, vero? Non ha alcun interesse geografico. È meglio che tu la restituisca a tua sorella, Gina. Ora le incolleremo una alla volta. State attenti. Civitavecchia, guardate, si trova su per giù a 70 chilometri da Roma. Qua, su questa foto vedete delle barche da pesca. La principale industria del paese è dunque... la pesca. Bene. Tonino, perché non vieni avanti con gli altri? Non vedi niente da laggiù. E poi, dove sono le tue cartoline? Non ne hai portate? No. Perché? Non ne ho. Non è possibile. Non ne hai mai ricevute. E papà? Mamma?
Ma con chi abiti tu? A me nessuno mi manda le cartoline illustrate. Ecco qua. E come le ho detto, le faremo pubblicità alla radio. Fate come se foste a casa vostra. Grazie. Come se foste a casa vostra. Come bisogna interpretarlo? Letteralmente, caro. Perché se non avessi scoperto questo circo ambulante, non ci sarebbe trasmissione. Ehi! Guarda la signorina odor di muffa. Oh! Oh! Uffa, che c'è da ridere? Oddio. Tonino. Tonino. Su, parla. Tonino. Tonino. Oh, signorina. È tuo? Sì, signorina. È caduto dal nido. E io l'ho preso. Adesso si fa grande. E gli insegno a parlare. A parlare? Sì, così potrà rispondermi ed avrò un amico. Che parola vorresti dicesse per prima? Vorrei che dicesse Tonino. Tonino! È la nonna. Vuol venire, signorina? Sì. Tonino? Sì, nonna. Va a prendere l'acqua al pozzo. Ma nonna, c'è la signorina maestra. Oh, che piacere. S'accomodi, signorino. Grazie. È bravo Tonino a scuola? Oh, sì, va bene. Peccato. Perché? Povero bimbo. Quando anch'io non ci sarò più, non potrà continuare ad andare a scuola. Lei è nuova del paese, vero? Sì. Tonino mi ha detto delle cartoline. Purtroppo non ne abbiamo. Tranne questa. Ma è l'ultima che scrisse suo padre, nel 45, dalla prigionia. Il bambino voleva portargliela a scuola. Gli ho spiegato che non doveva. Ha perduto anche la mamma. Eh sì, qualche anno fa. Ah, ecco fatto, nonna. Come mai è venuta a trovarmi? Così, per vederti. E va a trovare anche gli altri bambini? No, sono venuta solo qua. Grazie. Tieni, ti ho portato dei giornaletti, puoi tenerli. Oh, grazie. Poi te li leggo, sai. Ed ora alle canzoni. Abbiamo qui la capolista dei numerosi concorrenti presentatisi alla ribalta di Voci Nuove per la radio. Essa ha espresso il desiderio di farvi ascoltare un ardente ed elettrizzante motivo citato. Silenzio, prego. Maestro, signorina, a lei. Nella Plaza del Toro di Siviglia solo un nome si sente mormorà. Nell'arena quando entra la famiglia l'ha partito soltanto declamà. Solo a lui vuole il mio posto? No, grazie. Senza complimenti. Siedi, sì. Cavallero della muerte, cavallero di mia vita, pare di onore alla corrida, il destino non affronta, ogni cuore di senorita è legato alla tua vita, è per questo che io brindo. Il nostro concorso Voci Nuove prosegue brillantemente. Dopo la signorina Mariella Paglioni,
Adesso abbiamo il signor... il signor Scappaccini! Presente! Preciso per gli ascoltatori che il signor Scappaccini ha un fisico notevole e che il suo volto esprime la più viva intelligenza. Cosa ci canterà, signor Scappaccini? La serenata dell'indoro. Bravo! Non sa che il silenzio è l'indoro? Non sa che il silenzio è l'indoro? Ma che ha voluto dire? Ma chi lo sa? Troppo sottile il mio spirito per la provincia. A lei, signor Scappaccini. Se il mio nome saper voi bramate, dal mio labbro il mio nome ascoltate. Io son l'indoro che vivo e lavoro, che sposa vi bramo, che a nome vi chiamo, che a nome vi chiamo. Sono pazza di te. Ai Nicolette, besame. Ai Nicolette, baciame. Ma per pietà ti voglio amare, ti voglio solo baciar. Olè! Ai Nicolette, besame. La nostra trasmissione si è conclusa con le note particolarmente brillanti di questa concorrente. L'orchestra eseguirà un pezzo a chiusura. E ricordo agli ascoltatori... Vorrei dire una parola. Troppo tardi, la trasmissione è finita. A cantare maestra! Non è possibile, signori! Non posso più concedervi! Ma che fate, un'aggressione? Attenti al microfono, rompete tutto! Attenzione! Silenzio, vi prego, silenzio! Non voglio cantare. Voglio dire soltanto due parole. Due parole per Tonino, uno dei miei alunni. Tonino è un caro ragazzo, il più povero e il più solo di Monte Carlone. Povero come può essere un bimbo che è rimasto orfano. E solo al punto che mai nessuno gli ha inviato una cartolina illustrata. Naturalmente voi non potrete restituirgli i genitori. Ma ve ne prego, voi che ascoltate... Scrivetegli qualche parola affettuosa su una cartolina e inviatela a Tonino, scuola comunale di Monte Carlone, provincia di Viterbo. Questo gli farà tanto piacere. Grazie. Perdonate, cari ascoltatori, l'inconveniente tecnico che mi ha tenuto lontano dal microfono per alcuni istanti. Mi auguro comunque che abbiate passato una buona serata. Arrivederci, signore, arrivederci, signorine, arrivederci, signori. La trasmissione Voci Nuove è terminata. E anche la tua carriera. Carlo Mastelli, sei rovinato. Mi fai male! Aiuto! Al microfono André Claveau, l'elegante cesellatore della canzone. Mon sixième, ma mansarde sa bohème, son désordre comme je l'aime, mon petit monde à moi. Ma vieille lampe,
quelques livres, une ambiance qui m'enivre, c'est ma chambre, mon petit monde à moi. La visite régulière de tous les moineaux, des chamèdres, des gouttières qui rentrent d'un saut. Un vieux toile, quatre chaises, quelques toiles qui me plaisent, mille étoiles par-dessus tout ça. On en fait le tour. Disgraziato! Si calmi, signor direttore! Ad essere calmi dopo il disastro di ieri sera! Era una trasmissione! Sembrava il naufragio dell'arca di Noè! Ma non è mia la colpa! Se ne vada! Passa alla cassa per farsi liquidare e non si faccia più vedere! Fuori! Va bene, va bene! Dottor, l'ispettore generale non va a vuoto. Va bene, affronteremo l'ispettore generale. Non c'è che dire, lei mi porta sempre dei pezzi pregevolissimi, ma a me non interessano. Ciò che pagherei qualunque prezzo è il francobollo arancione della prima serie austriaca. È una parola. Lei lo sa, commendatore, c'è un solo esemplare al mondo e lo possiede un certo Schwarzenfurt di Vienna, che non lo darebbe nemmeno per un miliardo. Va bene, pazienza, aspettiamo. Quando avrà qualche buona notizia da darmi, venga a trovarmi. Mi grazie, farà piacere. Arrivederla. Avanti. Buongiorno. Arrivederla. Caro De Blasi, io volevo congratularmi vivamente con lei per la bellissima trasmissione di ieri sera. Oh, meravigliosa quell'idea dell'appello della maestrina. È il mio mestiere avere delle idee, signor ispettore. Ma sa che stamani non facevo a tempo a rispondere alle telefonate. Già, perché gli abbonati non hanno ben capito l'indirizzo di quel bambino, Tonino, là. E vogliono saperlo. Oh, che idea prodigiosa. Volevo dire... Sì, ci tengo a congratularmi anche con quel giovanotto, quel ragazzo che è venuto su alla sua scuola. Come si chiama? Aspetti un po'. Ah, Carlo Mastelli, vero? Ah, Carlo Mastelli, sì, ecco, lo faccio chiamare subito. Ecco, va bene. Sì, sì, va bene, signor direttore. Oh, dice il dottor De Blasi che non la devo pagare e che lei deve passare da lui. Mi dispiace, troppo tardi. No, un momento! Ehi, ehi! Signor Mastelli, ehi! Avanti. Oh, oh. Venga, venga, venga. Eccolo qua, il responsabile della trasmissione di ieri sera. Prego, prego. Responsabile. Per modo di dire, non sono stato io a voler andare a Monte Carlone. Oh, ma io so benissimo quanto deve al signor De Blasi. Ma anche lei merita il suo elogio. Bravo, bravo. Meraviglioso quell'appello della maestrina. Come? Ah, l'appello della maestra di scuola? È stata un'idea geniale. Oh, mi è venuta così. Ah, perché? Ma io credevo che fosse sua l'idea, De Blasi. Insomma, in un certo senso è una nostra idea, non è vero, Mastelli? Noi abbiamo sempre delle idee in comune. Pronto? Pronto? Sì, sono io, l'ispettore generale. Eccellenza! In che cosa posso esserle utile, eccellenza? Ah, sì, commovente, vero? Lei potrà fare indirizzare le sue cartoline a Tonino, scuola comunale di Monte Carlone, provincia di Viterbo, sì, senz'altro. Grazie, eccellenza. Come? Una decorazione per me? Oh, è troppo. Oh, è il mio mestiere quello di escogitare delle trovate. Ad ogni modo, grazie. Grazie e buongiorno, eccellenza. Avete visto, perfino i ministri si interessano. Oh, ma non bisogna addormentarsi sugli allori, Ha un'idea, De Blasi? Abbiamo una buona idea, Mastelli? Credo. Abbiamo una buona idea, signor ispettore. Ecco qua. Basterebbe che tutti i cantanti o i musicisti conosciuti mandassero una cartolina cantata o musicale a Tonino. Benissimo, ecco un'idea degna di noi. Con dei buoni radiocollegamenti, il mondo intero parteciperà alla trasmissione. Ah, bravissimo, così la trasmissione diventerà internazionale. E come la chiameremo? Ecco, la chiameremo... La voce d'oro. No. Saluti. E baci, ecco. Saluti e baci, c'è qualcuno che lontano pensa a te. La cartolina illustrata è arrivata fino a te.
ma per raggiungere il tuo cuore ha superato i cieli, i monti, anche gli oceani ha varcato. Infine il tenero messaggio t'ha portato un augurio di felicità. Saluti e baci, quanto amore il tuo cuore troverà. Saluti e baci, quanto amore il tuo cuore lieto proverà. Signori e signore, una sorpresa! Stasera siamo al Teatro Châtelet di Parigi e questo smagliante giovanotto è niente di meno che Louis Mariano. Egli vuole inviare al nostro piccolo amico un ricordo musicale della Spagna ardente e generosa. Paris! Oh, lasciate Paris da tous les coins du monde. Paris, j'ai deux amours. Paris, c'est une blonde. Mais Paris doit chanter la valse mexicaine qui donne aux Parisiennes le soleil. Pour les yeux d'une belle, cette valse éternelle naquit sur un banjo. Un poète écrivit des paroles et sans peine, elle devint si jolie. La valse mexicaine que la belle eut envie de faire de frénène, car elle est si jolie. La valse mexicaine. Poursuivant son chemin aux quatre coins du monde, la chanson vagabonde d'un gentil musicien devint la seule amie des amours incertaines, car elle est si jolie. La valse mexicaine qu'a un vent de folie, son rythme vous entraîne, car elle est si jolie. Sì, cari ascoltatori, tutto il mondo esprime la sua solidarietà a Tonino. Oggi c'è la cartolina di Murolo, da Napoli, che ci invia il suo amichevole ricordo e, naturalmente, anche il suo canto. Piscatore stu mare pusillaca, ogni notte mi senti cantare. Piscato sti parole son lacrime per Maria che lontana mi sta. Dormo mare voca voca, tutta pace attorno a me. Ma perché me lasciate mentre io moro stanotte per te? C'è la luna, soglie va, questi saluti cantati da Roberto Murolo hanno portato un po' di Napoli a Monte Carlone. E adesso una cartolina cantata da Nilla Pizzi di Roma.
quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Er te verete serve, er te verete serve da cintura. San Pietro er campidoio da lettiera. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Girasi la vuoi gira, cantasi la vuoi canta. Roma che la più bella, Roma che la più bella sei del mondo. Io penso sto stornello, io penso sto stornello e te lo mando. Tu me parli d'amore, io da rispondo. Roma che la più bella, Roma che la più bella sei del mondo. Gira se la vuoi gira, canta se la vuoi canta. I saluti e baci di Nilla Pizzi di Roma hanno adesso raggiunto Tonino e i nostri ascoltatori. Ed ecco il momento di sentire la terza cartolina. Milano! Ah, adesso è Gino Latilla che canta. A disen la canzon, la nasa Napoli, e certa venga minga tutti to. Surrento Margellina tutti i popoli, gli avran cantato a me un milion de voi. Mi speri che si offenderà nessuno se parle un cicinì anca de nu. Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan, tu t'adore piscinina, ti te dominet Milan. Sotto ti se viv la vita, se sta mai coi mani mar, cantentic lontan de Napoli se me. Ma per bene chi a Milano. Caro Tonino, anche il grande Armstrong ti dice che non sei solo e ti manda la sua cartolina cantata dall'America.
Regali spediti da ogni parte del mondo a Tonino. Fantastico! Signor ispettore. Caro De Blasi, questa trasmissione è veramente straordinaria. Certo, signor ispettore. Lo sa che cosa mi ha procurato questa trasmissione? Milioni di cartoline, l'ho letto nei giornali. Ma no, le cartoline non c'entrano. Schwarzenfurt di Vienna mi ha finalmente venduto il famoso francobollo arancione della prima serie austriaca. E lo pregavo da 10 anni invano. La trasmissione lo ha commosso fino alle lacrime. Allora me l'ha mandato dicendo: non si può negar nulla ad un uomo che ha avuto un'iniziativa così generosa. Guardi che meraviglia. Magnifico! E costa molto. Oh, un francobollo simile non ha prezzo. No. Ah, io l'ho pagato poco, 15 milioni. Tutti i miei risparmi. Un'occasione. Però per un prezzo simile avrebbero potuto dargliene due. Impossibile. Ne esiste un solo esemplare. Ah, mia moglie non sa niente, fortunatamente. Scusi, tanto. Interurbana da Milano per l'ispettore generale. Si mette in linea. Per lei, signor ispettore. Grazie. Pronto? Sì. Sì. Come? Ah, subito, intesi. Bisogna che raggiunga questa sera stessa il ministro delle Ponte e Telegrafi a Milano, cosa della massima importanza. A che ora parte il primo aereo? Subito, signor ispettore, vediamo. Dunque, Milano. Ecco qua. Ecco, tra 40 minuti è l'ultimo della giornata. Mi accompagna all'aeroporto. Le darò le ultime istruzioni in macchina. Benissimo. Ah, un momento. È il mio francobollo. Ah, io non lo porto, come sarebbe un'imprudenza. Se l'aereo precipitasse, se si incendiasse, il mio francobollo potrebbe andare distrutto. Sarebbe un lutto per la filatelia internazionale. Preferisco consegnarlo a lei. Me lo conservi fino al mio ritorno, eh? Io ho fiducia in lei. Stia tranquillo, signor ispettore. Lo tenga caro come le pupille dei suoi occhi. Di più, lo rinchiudo nella cassaforte. Benissimo, mi raggiunga nel mio studio. Senz'altro. Senz'altro, signor ispettore. Senz'altro. E la chiave? La chiave? La chiave? Boh. Pronto? Si sbrighi, De Blas. Sì, vengo subito. Amici ascoltatori, a questa nostra rassegna non mancava che la città di San Giusto. Oggi anche Trieste ha voluto inviare un saluto musicale a Tonino e naturalmente per bocca del suo Teddy Ren. Ne poteva mancare la graziosa Muleta, che per chi non lo sapesse, in triestino vuol dire ragazza. È infatti la ragazza di Teddy Reno e questo forse è il loro ultimo convegno, come dice la canzone. Il nostro Teddy purtroppo ci lascia ancora una volta per il Sud America. Me chiama il dover, no fa certo piacer, ma te devo salutar. Lontan de Trieste, lontan de ti, devo andar. A lavorare. Muleta, oh muleta mia, domani partirò, ma so che morirò de nostalgia. Muleta,
mi vado via. Non posso dir de no, ma so che morirò, muletta mia. Se in Argentina qualche allegra morettina mi dirà vamos muchacho, zucandome per mar, allora amiche contarò che te gotti e gli dirò che preferisco far l'amore in Italia. Muleta, devo andar via, ma quando tornerò so da quel che farò, muleta mia. Se in Argentina qualche allegra morettina mi dirà vamos muchacho, zucandome per mar, allora amiche contarò che te gotti e che dirò che preferisco far l'amore in Italia. Muleta, mi vado via, ma quando tornerò so già quel che farò. Muleta, separate le vedute dalle altre. Non si usa bussare. Scusi, signor direttore. Io non sapevo che c'era lei. Che ha perso qualche cosa? Sì, disgraziatamente. L'aiuto? È inutile. Ho cercato tutta la notte. Non bisogna mai disperare. Cosa cerca, signor direttore? Francobollo arancione. Non cerchi più? Ah, finalmente! Ah. Ecco, il suo francobollo. Ma cosa vuol dire questo? Ieri sera avevo urgente bisogno di un francobollo e mi sono permesso di prendere in prestito uno dei suoi. Miserabile! Ma io sono onesta, gliene ho portato un altro. Ma io voglio quell'altro! Dove l'hai messo? L'ho spedito sulla cartolina a Tonino. L'hai spedita? Con la cartolina a... Ma un francobollo vado un altro. Non bisogna disperarsi tanto. Ah! Ma... Direttore! Mamma mia, mi spanno! Scusa, ma direi che ti metto la mano addosso! Mi spanno! Che disgrazia! Che disgrazia! Dottor! Scusa, ma se ti ho inumidito un po'. È acqua pulita. Tonino è diventato una celebrità. La radio, ritornata a Montecarlone, ha voluto intervistarlo dopo la sorprendente prova di solidarietà e di bontà della quale ha dato prova il mondo intero. Ed eccovi, Tonino! Non so che dire, ma vi abbraccio forte, forte!
A tutti, tutti. Bravo, Tonino, bravo. I tuoi baci giungeranno al cuore degli ascoltatori. E saranno come un volo di colombe candide che... Silenzio! Ecco qua, ferma! Silenzio! Silenzio, bambini! Si fa tardi, potete andarvene. Addio, bambini! È lei che ti ha fatto perdere la memoria? Ma no, è colpa dei ragazzi che mi fanno confondere. Tu poi pensa agli affari tuoi, eh? Va bene, va bene. Cos'è che ti interessa tanto? Che buffo francobollo. Hai ragione, curioso. Ah, sembrerebbe austriaco. Che c'è scritto? Non è molto chiaro, non so. Ma c'è una data. 1831. Me la dai? Prendila. Grazie. Non per metterla alla porta, ma... Stavo proprio per andarmene. Arrivederla, signorina. Arrivederla. Ciao, Tonino. Arrivederla, ciao, signorina. Arrivederla, signorina. Ma... mi aveva già salutato. Ah, sì, è giusto. Stia bene. Mi scusi, ho dimenticato il mio registratore. Non vorrei che pensasse che sia un pretesto per vedere lei, eh? Non penso niente di simile. Invece ha torto, è un pretesto. Ecco. La prima volta che l'ho vista sono stato villano, le chiedo scusa. Ma le devo dire che mi era terribilmente antipatica. No. Sì. Come lei certo sa, una prima antipatia tra due giovani è a volte sintomo del contrario. No, non lo so affatto. Sì, penso che anch'io le ero molto antipatico. Ma no, sbaglia, ma sa? Ma io sento. È forse che io le ero antipatico perché le sono simpatico o le sono simpatico nel senso antipatico perché le sono simpatico? Ma quel che le ho detto è vero. Allora senta. Facciamo pace. Vuole che diventiamo amici? Ma veri amici, d'accordo? D'accordo. Ha detto amici. Ma lei è crudele. Ma che cosa vuole che faccia? Che piombi tra le sue braccia e che le dica lei è l'uomo più bello, più sensibile della terra? Sono pazza di lei, non posso amare che lei? Allora non ne parliamo più. No, fa male a fare così. Ma sei lei che l'ha voluto? Io? Sì, ascolti. Sono pazza di lei, non posso amare che lei? Oh, miele, che ramo, so, mondiele. Imbruglione, cominci da principio. No, che bisogno c'è. Ma sì. L'idea di questa trasmissione è stata un lampo di genio. No, questa è un'intervista. Allora, lasci, mi interessa. Mi trovavo a Monte Carlone per registrare il mio solito programma Voci Nuove. La maestrina si era messa in testa di cantare al microfono. Io l'ho dissuasa e le ho chiesto di fare un annuncio per Tonino. Per fare carriera. L'ho fatto per gli ascoltatori. Non ci crede, vero? Non penserà mica che sia venuto a rubare le sue idee. Ero già famoso prima di venire nel suo paesucolo. Proprio così. Ma non mi guardi a quel modo. Ho fatto quello che ho fatto, ma è affar mio. E le proibisco di giudicarmi. E poi... Apri lo sportello. Che c'è? Stai seguendo un corso serale? La pianti? Ah, capisco adesso. La maestra ti ha messo alla porta con uno zero in condotta. Avanti, muovetevi. Oh, il nostro grande radiocronista. Guardi quanta roba. Questo trattore viene niente di meno che dall'America. L'hanno mandato gli italiani di Filadelfia. Poi cartoline, maglia, arrivano denari per la ricostruzione di Monte Carlone. È tutto merito suo, eh? Non proprio. Sì, sì. Poi ricostruiremo il ponte, il municipio, la scuola. Ma ha visto la scuola in quale condizione? Lo so, è scuola da una lezione. Arrivederci. Arrivederci, cara. Avanti.
figlia questa. Arrivederci, caro. Su, 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 ragazzi, presto, presto. Mastelli. Dottor, il signor Mastello sarebbe utile per ritrovare il francobollo. Tanto è diventato vittima di Monte Carlo. Ma non capisci che nessuno deve sapere che andiamo cercando un francobollo di 15 milioni, altrimenti sparisce subito. Ma non abbia paura che i miei paesani sono onestissimi. Ha ragione il più per mantenere il segreto. È bella l'onestà, io adoro la gente onesta. Ma appunto per questo io evito sempre di metterla alla prova. Andiamo su, sbrigatevi, andate. Hai visto De Blasi? Andrà dalla maestrina a vantarsi della sua idea. Sarà venuto per sorvegliarci. Credi? Non mi può vedere, ma io me ne infischio. Mi basta andare a genio all'ispettore. Guarda cosa gli porto. Una cartolina? No, un francobollo antico. L'ispettore capo è un filatelico arrabbiato. Non devi mai dimenticare il punto debole dei tuoi superiori, se vuoi far carriera. Se a lei interessano le statistiche, può già avere un'idea esatta dalle cartoline che abbiamo incollato al muro. Bene, è tutto quello che avete ricevuto? Oh no, una parte. Ne abbiamo ricevute dei mucchi. Come vede, ci viziano. Oh. È questo tutto quello che avete ricevuto? Assolutamente. Li lascio al lavoro. Le cartoline sono a loro disposizione. Grazie. Qui c'è la nostra. Qui c'è la nostra. Sì, va bene. Cerca di trovare la cartolina, sennò ti torco il collo. Sì, hai capito? Ti torco il collo. Così imparerai. Ecco, sì, così. Così sta meglio. Non hanno bisogno di me? Grazie, signorina. Ho il mio assistente per ora. Poi sarà lui che sarà assistito all'ospedale. Bene, allora vado a casa. Quando avrà finito, sia così gentile da lasciare la chiave sulla finestra. Intesi. Arrivederci. Grazie, signorina. Al lavoro! Sì, è fatta piena, dottor! Saluti e baci, vi dà la buonasera dal Policlub di Vienna. Abbiamo qui un ospite d'eccezione che avete avuto modo di ammirare nel film Un americano a Parigi. Georges Guettari. Souviens-toi, Monica, souviens-toi, Monica, souviens-toi des beaux jours d'autrefois. N'oublie pas, Monica, n'oublie pas, Monica, nos premiers rendez-vous dans les bois. Si ton cœur, Monica, si ton cœur, Monica, s'est enfui vers notre bonheur, je te chercherai toujours pour que tu reviennes un jour te blottir comme jadis entre mes bras. Et si tu ne reviens pas, ma chanson s'envolera pour te suivre à jamais, Monica. Sul suoco di me. Farabutto, ti strozzo, macco! Aiuto! Canaglia! Aiuto! Aiuto! E vuoi salvo la vita, fermati! Non sono stato io, è stato un gesto di bontà! Fermatelo! È un delinquente! Aiuto! Fermati! Mi hai rovinato! Trovami la cartolina! Se no ti tolgo dal mondo, sai! Ma che succede? Mi vuole ammazzare! Ammazzare Pellegrino? E perché? Mi ha preso un francobollo per mandare una cartolina a Tonino! E per questo si ammazza un uomo? Ma cosa vuole? È un pazzo! Vuole ammazzare Pellegrino! Ma lei chi è? Sono il dottor Enrico De Blasi, direttore dei programmi della radio! È vero? Sì.
Ma io conosco bene Pellegrino, è un buon ragazzo e vi rimborserà. 15 milioni! 15. Un francobollo di 15 milioni! E va bene, veramente un po' caro. È un francobollo di una collezione. Ce ne sono tanti al mondo di francobolli e questo imbecille l'ha mandato come un francobollo corrente. Se non si trova lo denunzio. Ah, forse è un francobollo straniero? Sì! Allora me lo ricordo bene, c'era da pagare la tassa, ma non l'ho fatta pagare. E dove sta questo francobollo? È alla scuola. Ma se le ho viste tutte le cartoline che stanno alla scuola. Ma forse Tonino ha preso la cartolina, dov'è andato? Tonino, Tonino, ma c'era qui poco fa. Tonino, sei sicuro che sia quello il francobollo che ti ha chiesto il signor Mastelli? Sì, signorina. Lo riconosceresti? Sì, certo. Vieni, abbiamo appena il tempo di prendere il treno per Roma. Naturalmente, proprio mentre si dice che ce l'ha Tonino, Tonino scompare come un fantasma. Ma lo troveremo, stia calmo, lo troveremo. Pellegrino va a prendere la macchina e torniamo a Roma. Sì, dottor. Si occuperà della cosa la polizia. E vi costerà caro, caro. Ehi, Pellegrino! Ferma, Pellegrino! Può portarci alla stazione? Il nostro treno parte fra 5 minuti. Eh? Andiamo a cercare il francobollo. Il francobollo? Fate presto, sali. Grazie. La mia macchina! La mia macchina! Mi rubano la mia macchina! La mia macchina! C'era Tonino. E anche la maestra. E anche la maestra. È Pellegrino al volante, ora capisco tutto. Che cosa capisce? Ma sì, una banda in piena rete, vi denuncerò tutti, ve lo dico io. Abbiamo perduto il treno e adesso come facciamo? Soltanto lei può aiutarci. Ecco. Ci porti a Roma in macchina. Il dottor De Blasmo sta aspettando, andrà su tutto dai furie. Se troveremo il francobollo ci perdonerà. Via, sia buono. La prego, ci aiuti. E va bene, ancora un gesto di bontà. Pellegrino connivente con la maestra, ne abbiamo le prove. Sì, è tutto Monte Carlone coinvolto. Vi denuncerò tutti, parlerò questa sera alla radio e dirò alla gente da bene di non mandarvi più neanche un regalo. Ma così ci rovina. Niente più ponti. Niente più scuole. Niente, niente. E se le rimborsiamo il francobollo? Vendete. Rimborsare? È un'idea. Datemi 15 milioni. Che sono? E come facciamo? Io torno a Roma. Portatemi là il denaro prima di mezzanotte. Altrimenti farò uno scandalo. Chiamami il banditore. Subito. Datemi un mezzo per tornare a Roma. Sì, c'è un treno alle 14:20. Potrebbe partire con quello. Vai. Silenzio! 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 Una catastrofe peggiore della grandine si abbatte sul nostro paese. Siamo sospettati d'aver rubato un francobollo, noi e Tonino. Il francobollo vale 15 milioni. Bisogna restituire i 15 milioni. O Monte Carlone perderà benessere, Tonino e onore. Prima di iniziare la quinta trasmissione di Saluti e Baci, ci mettiamo in collegamento con Parigi. Ah, ecco! Anche Yves Montand ha voluto inviare una cartolina cantata. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes. Avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller busarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont dans goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains qu'elle a depuis le matin. Au café, il y a la scène à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la scène. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y'en a pas qu'à Paris, y'en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y'a pas partout Paris. Voilà l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sont arrêts sur les pavés de nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Speriamo che non abbia perso la cartolina. E se non volesse darcela? Il signor De Blasi dice che se si sapesse il valore di quel francobollo... Lei, signorina, crede che il signor Mastelli sia un ladro? Spero di no. Conviene riprenderci la cartolina usando una certa discrezione. Ed ora, cari ascoltatori, vi presentiamo un ospite di eccezione. Dalla Francia è giunta Lynn Renault, che interpreterà per noi Le Soir di Lulu Gastet. Ed ecco Lynn Renault. Merci. C'est pourquoi je n'aime pas les jours de la semaine. C'est que chérie, chez nous, je suis seule comme une âme en peine. Sur le cadran, je vais guettant les heures qui s'égrènent. Dès le matin, pour te revoir, impatiemment, j'attends le soir. Le soir, tu es à moi. Le soir, j'entends ta voix, j'ai ton sourire et tes yeux tendreux. Le soir, pour tous les deux, c'est l'instant merveilleux où nos cœurs se comprennent mieux. Le soir, tu m'appartiens. Et jusqu'au jour plus rien, à mon amour, ne peut te prendre. Et si j'aime le soir, chérie, c'est pour t'avoir. À moi, tout à moi, rien qu'à moi. Pour tous les deux, c'est l'instant merveilleux où nos cœurs se comprennent mieux. Le soir, signorina, prudenza e discrezione. Presenta tu partita. Toujours plus rien à mon amour ne peut te prendre. Lei qui, cosa c'è? Le devo parlare. Chérie, c'est pour t'avoir. À moi, tout à moi, rien qu'à moi. Mm.
Le dispiace che sia venuta qui? Mi sorprende. Piacevolmente, spero. Dipende da ciò che lei è venuta a fare. Bisogna che le parli. Volentieri, dopo la trasmissione, eh? No, adesso. Prego. Ma... Non riesco a capire. Non provi, non ci riuscirà mai. Oh, ma bene, sei venuta qui per ricominciare. Oh, no, no, per continuare. Allora non capisce che se sono qui è solo per lei? Mi hai perdonato. Cara, ho molto sofferto, sai. Volevo tanto ritornare, ma non ne avevo il coraggio. Anch'io ho sofferto molto vedendo che tu non tornavi. Sapessi che brutti pensieri mi hanno tormentato. Ho aspettato, aspettato, e poi mi sono decisa, ecco. Come sei bella. Amor mio. Dovevo assolutamente rivederti. Hai portato via con te qualcosa di molto importante. Oh, cara, questa volta ho capito. Finalmente. Mi hai levato un gran peso, sai. Mi sento più leggero. Sì, ti credo. Non è questa! Che cosa vuol dire? Andiamo, dov'è? Cosa? Il francobollo che ha preso a Tonino. Non faccia l'idiota, lei rischia la prigione. Il francobollo? Quel francobollo è prezioso. Lei non lo sapeva? Allora è per questo. E io mi sono comportato come un imbecille. Lei ha avuto buon gioco perché quando si ama sinceramente si è senza difesa. Non doveva farlo, Marina. Ma sì che dovevo farlo. Per lei, per Tonino, per tutto il paese. Quel francobollo appartiene al suo ispettore. Se non glielo ridanno nello stato in cui è, accadrà il peggio. Ho dubitato di lei. Ho avuto torto. Perché ha recitato questa commedia? Non era affatto una commedia. Io ti voglio bene, Carlo. Ti amo. Ma se tu m'ami, perché hai agito così? Non voglio che l'uomo che amo vada in prigione. Tesoro. Ma dove ho messo la cartolina? Nel mio impermeabile. Ah no, no, l'ho data distrattamente a Nilla Pizzi come segnalibro in uno spartito. Andiamo, presto. È felice ora? Signora Pizzi, lei non sa come io sia riconoscente per quello che lei ha fatto per me. Lei ha reso felice il più fervente dei suoi ammiratori. A Nilla, tocca a lei. Con permesso. Prego. Ed ora è la volta di Nilla Pizzi, che canterà una canzone dal suo repertorio. Nilla, che cosa ci canterà? Canterò Non è la pioggia. Che ti prende? Devo parlare a Nilla Pizzi. Tra due minuti. No, subito. Nilla. Da ieri sera sulle strade la pioggia fredda, leggera cade. Da ieri sera sto aspettando, ma invano attendo, tu non ritorni più. Non è la pioggia che bagna il mio viso, son lacrime. Son lacrime di pianto. Son lacrime d'amore. Sulla mia bocca non trovi un sorriso, ma lacrime. Nell'alba grigia il vento, ascolta il mio dolore. Piove, piove ancora, un minuto sembra un'ora. Dove sei? Perché mi fai dannare? Voglio esserti vicino, sei il tuo amore, il mio destino. Dove sei? Perché non vuoi tornare? Non è la pioggia che bagna il mio viso, sono lacrime.
son lacrime di pianto. Son lacrime per te. L'orchestra vi suonerà adesso la canzone Saluti e Baci. Dov'è quella cartolina che le ho dato durante la prova? Una cartolina con un francobollo arancione. Sì, me l'ha chiesto come segnalibro, non si ricorda. Ah sì, è bene? Bisogna restituirmela, è importantissimo. Ma io non l'ho più. Come? E già l'ho data un momento fa a un ammiratore. Dio mio. Sì, aveva un chiodo in una scarpa che lo faceva soffrire. Ha visto la cartolina. E lei gliel'ha data? Sì, l'ha piegata in quattro e l'ha messa nella scarpa dove aveva il chiodo. E dov'è? E chi lo sa? Com'è? Che ne so io, è un tipo comune, elegante. Ah sì, aveva un cappello da tirolese con un cordone bianco. Dio mio, siamo rovinati. Come per facciamo a trovare? Ma no, il sistema c'è. Un annuncio alla radio. Ma sì, è l'unica, eh? Cari ascoltatori, abbiamo qui al microfono il piccolo Tonino di Monte Carlone e la sua affascinante maestra di scuola. Vi proponiamo un grande concorso radiofonico. Si tratta di ritrovare una cartolina destinata a Tonino. Proveniente da Roma. Con uno strano francobollo arancione. La cartolina si trova nella scarpa di un signore che è uscito dalla radio da 5 minuti e che porta un cappello tirolese con il cordone bianco. Il premio è di 1 milione. La caccia è aperta. Vi auguro buona fortuna. Cappello tirolese con un cordone bianco. 1 milione, ma ti rendi conto? Andiamo. Un cappello alla tirolese. Duemila, vero? Grazie, buongiorno. Mi dona, Un cappello! Tirolese! Silvio, ma che cosa le è successo? Allora fermi! Ma che succede? Fermi! Lasciatemi! La scarpa! L'altra scarpa! Dov'è? Dov'è? Aiuto! Lasciatemi! La scarpa! La scarpa! Scusi, cos'è successo? Mo, e chi lo? Ma che ho fatto io? Ma te lasciate verde! Sempre politica. Data. Pronto, il centralino. Qui Carlo Mastelli. Novità? Niente. Andate al diavolo. Tu e tua nonna. In galera! In galera tutti, ve lo dico io! Lo sa lei a che cosa tengo io soprattutto? La sincerità, l'esattezza. No! Al mio posto, se non mi ritrovate il francobollo, mi caccialo! Chi ha avuto l'idea di quel concorso per le scarpe? È lui! È lui! Bravo, giovanotto, è stata l'idea più sensazionale da che esiste la radio. La gente è impazzita, lei è un asso. Oh, sono stato aggredito appena sceso dall'apparecchio all'aeroporto. Meno male che ho avuto l'idea di consegnare a lei il mio francobollo, altrimenti ridotto in questo stato. Chissà,
dove sarebbe andato a finire il mio francobollo? Sono contento, signor ispettore, mi crede, sono veramente molto contento. Beh, adesso io vado nel mio studio, mi dia il francobollo. Sì, ecco, adesso glielo faccio subito portare. No, no, non ne vale la pena, lo dia a me. Beh, cosa c'è? Non sa dove l'ha messo? L'ha messo nella cassaforte, no? Dai, così, nella cassaforte di Dio. Ti piace? Ma lei ha bisogno di 3 o 4 giorni di riposo, sa? Ha il viso molto stanco. Grazie, signor ispettore. Le presento la signorina Marina, la famosa maestra di Monte Carlone. Piacere. Complimenti, signorina, grazie per noi della radio. Il francobollo, su. E questo è Tonino, il nostro celebre Tonino. Carino! Siete stati tutti molto carini. Mi avete dato delle soddisfazioni che non mi aspettavo. Sono certo che mi riservate ben altre sorprese. Certamente. Ebbene, in cambio io vi farò vedere una cosa meravigliosa, unica al mondo. Un francobollo che vale 15 milioni. Magari. Aprite bene gli occhi, eh? Il francobollo De Blasi. Signor ispettore, ho dimenticato la combinazione. Ma quale combinazione? Quale combinazione? La combinazione della cassaforte, l'ho dimenticata. Ricorda che era una parola di 4 lettere. Ma lei scherza, vero? Ma non vuole, mi sono così affaticato in questi ultimi tempi. Ricordo che era una parola che cominciava con P. Una parola di 4 lettere che cominciò con P. Pila. No. Pupa. Pipa, pera. Non ancora. Posso procurarle un dizionario, se vuole. No, no. Lei rimane qui. E adesso troveremo. Ce l'ho sulla punta della lingua, signor ispettore. Che comincia con la P? Sì. Trovate. Peperone. Idiota di 4 lettere. Ah, di 4 lettere. Rapa. Permesso? Si può? Sono il sindaco di Monte Carlone. Aspetti un momento, la vedrò dopo. E perché? C'è la maestrina di Monte Carlone, c'è Tonino di Monte Carlone, perché non può esserci anche il sindaco di Monte Carlone? Signor De Blasi, può anche rilasciarli. I montecarlonesi hanno una sola parola. Non abbiamo potuto trovare la somma necessaria, ma abbiamo portato l'equivalente in natura. Entrate, entrate, avanti, venite avanti, su, su, non abbiate paura, avanti, guardate quanta roba, ecco. Ma cos'è questa roba? Cos'è successo? Il resto è nel cortile, non potevamo portare tutto qui, eh. Oddio, nel cortile. Guardate, guardate qua, venite a vedere. Cosa? Ce n'è per 15 milioni. Potete fare i conti. Ma perché mi avete portato qui 15 milioni di animali? Rimborso del francobollo rubato. Il francobollo di 15 milioni. Francobollo? Hanno rubato il francobollo! Hanno rubato il mio francobollo! Signor ispettore, no. Hanno rubato il francobollo! Il francobollo! Lasciatemi! Forza, si deve vedere! Eccolo! È lui! È quello! Lui. Aiuto! Aiuto! Lasciatemi! Mi attradiscono! Gli altri! Lasciare così un poveretto! Io che avevo avuto fiducia in lei! Io che credevo di aver lasciato il mio francobollo in buone mani. Lei è licenziato. Signor ispettore, cerchi di comprendere. La colpa è di Pellegrino. Pellegrino è licenziato. La colpa è del signor Mastelli che ha prestato la cartolina. Mastelli è licenziato. Non è colpa sua, ha dato la cartolina a Nilla Pizzi. Nilla Pizzi è licenziata, siete tutti licenziati. Ma sia indulgente, signor ispettore, tanto il suo francobollo gliel'abbiamo rimborsato. Anche lei è licenziato. Io? No, lei è licenziato dal parlare. Ma non le basta forse di aver trasformato i locali della radio in una fattoria? L'abbiamo trovata, abbiamo trovato la cartolina. Eccola qui finalmente. Ma questo non è il mio francobollo. Lei vuol prendersi gioco di me? Ma come? L'ho trovata nelle scarpe di quello là col cappello alla tirolese. Lei adesso mi paga il milione. Io le pago un milione di calci nel di dietro. Ma a chi? A lei, vada via. Ma la licenzia. Ma io ho diritto. Ma che modo è questo? Portatele tutti giù nel cortile. Giù nel cortile, andate a raggiungere gli altri. Su, presto, presto, avanti. È quello là il mio? Ma no, è mio, l'ho messo lì poco fa. Gli impermeabili. Abbiamo scambiato gli impermeabili tornando da Monte Carlone. Ah, eccola! È Mario che aveva il mio impermeabile, ce li siamo scambiati. La cartolina che ho dato nella pizziera di Mario, me lo ricordo bene adesso, sì. Questo è il mio francobollo del 1831, con in più il timbro della posta di Monte Carlone del 1953. Vale il doppio, il milione è suo, Mastelli. Tanto! E vattene via! Permesso, disturbo? Scusate, signori, chi ha avuto la magnifica idea della caccia alle scarpe? Ah, è stato... Sono io! È lui! Mario. Scusate!
Ah, è lei. In avvenire faremo di meglio. Aiuto! 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 Saluti, saluti e baci Marina e Carlo. Che lontano pensa a te la cartolina. Ciao Tonino, arrivederci. Arrivata fino a te. Ma per raggiungere il tuo cuore ha superato i cieli e i monti, anche gli oceani ha varcato. Infine il tenero messaggio ti ha portato un augurio di felicità. Saluti e baci, quanto amore il tuo cuore troverà. I cieli, i monti, anche gli oceani ha varcato. Infine il tenero messaggio ti ha portato un augurio di felicità. Saluti e baci, quanto amore il tuo cuore.